fin troppo facile. Mancava Markovic da loro, che è un'assenza impattante, pesantissima, però siete andati a mille. Noi abbiamo lavorato in settimana, ovviamente, come sempre, abbiamo ragionato su una squadra al completo e, dico la verità, alla fine mi auguravo pure che fosse al completo, perché riguardando la partita andata, noi abbiamo giocato metà partita e ce la siamo giocata comunque fino alla fine. Oggi avevamo tanta voglia, abbiamo cercato, una volta visto gli effettivi di Rende, comunque complimenti anche a Rende che ha fatto una grande mini stagione come quella che abbiamo provato e stiamo provando a fare noi. E poi sì, i ragazzi avevano voglia e sono andati, perché giocare in casa vale tanto, perché giocare nei nostri canestri vale tanto e perché giocare vale tanto. Ricordiamo che Rende ha messo in grandissima difficoltà anche la Mastria durante il girone, quindi questo fa parte dell'operato del gruppo di Andrea Fiertler. Ovviamente adesso sarà finale contro Mastria, squadra che tu conosci. Che finale ti aspetti? Allora, intanto sono altre due partite, per cui allunghiamo la stagione, i ragazzi ne sono contenti, io di più, nonostante sia arrivato il caldo. E niente, ci andiamo a giocare due partite, andiamo a fare la nostra pallacanestro, proviamo a mettere in difficoltà comunque un gruppo con qualche effettivo, comunque qualche aggregato alla Serie B, per cui ci giochiamo la partita e cerchiamo di dare il massimo, come stiamo provando a fare dall'inizio dell'anno. Che resi respira a Bagnara, avevo grandissimo entusiasmo. Sì, è il fattore che dicevamo prima, essere determinante, ma non per il pubblico al momento, in queste categorie è difficile parlare di un impatto dovuto al pubblico, ma più il fatto di allenarci sul nostro campo, di sapere l'angolo del canestro, di sapere il colore delle linee piuttosto che delle spaziature, come direbbe Massimino. Esatto, le spaziature che quest'anno, questa sera potevano andare un attimino meglio contro la zona loro, ma sono ragazzi, quindi è normale che pure che ci siano queste tipologie di difficoltà. Complimenti, alla prossima. Grazie.